Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche e cari amici radioascoltatori, buongiorno. Oggi con Parola d'impresa facciamo una riflessione su quello che è un po' l'approvvigionamento dell'azienda necessario per poter elaborare i propri prodotti, i propri servizi e rivenderli. In questo caso ci poniamo un obiettivo, ci poniamo un dubbio innanzitutto, prima dell'obiettivo. È opportuno comperare quello che ci serve o produrre quello che ci serve? La questione è annosa, non è ovviamente semplicissima, è una domanda apparentemente semplice, non è possibile fornire una risposta altrettanto semplice. È ovviamente un discorso articolato e vale la pena fare qualche riflessione in merito. Vediamo, facciamo finta ovviamente che l'azienda sia nelle condizioni di poter scegliere se ovviamente produrre o acquistare, no? Quindi partiamo da questo presupposto più o meno teorico, ma insomma è la base di riferimento. Quali sono gli aspetti positivi della produzione interna? Beh, gli aspetti positivi della produzione interna sono indubbiamente, diciamo, una grande flessibilità, la possibilità di poter fare, tra virgolette, quello che ci pare, e la possibilità di poter stare dietro al mercato in maniera assolutamente correlata. L'aspetto meno positivo è ovviamente la rigidità del costo diciamo, dei fattori produttivi necessari a una produzione interna. Basti pensare al personale, no? E alle forme contrattuali che in qualche modo vincolano l'imprenditore a mantenere la dotazione di personale, anche se ovviamente la produzione in quel momento non è necessaria né correlata al costo del personale. Allora, cosa succede se immaginiamo di comperare dall'esterno? Ovviamente l'acquisto dall'esterno ti dà una flessibilità di altro tipo, ti dà una flessibilità nel fattore della produzione, cioè non ci si deve preoccupare più di tanto, ammesso che ovviamente da un punto di vista teorico ci siano tutte le condizioni per poter ingaggiare nella produzione una terza economia, però a questo punto non ci sono, diciamo, tante rigidità. Quando serve si compra, quando non serve non si compra. Chiaramente tutto questo discorso ha un prezzo, no? Ha un prezzo, diciamo, di rischio, perché chiaramente lavorare al proprio interno ha un fattore di rischio maggiore e al quale verosimilmente dovrebbe conseguire un'opportunità, un margine maggiore. Basti pensare che il costo della flessibilità dato dall'acquisto dall'esterno deve in qualche modo anche compensare il margine dell'imprenditore della terza economia che ci produce i beni o servizi necessari alla nostra vendita. Quindi, insomma, le cose non sono così semplici. Di norma, nelle esperienze che ho, diciamo, nelle visite aziende, nella mia attività di consulente, vedo che magari alcuni imprenditori privilegiano la produzione interna soprattutto per il know-how più significativo, cioè per le cose di maggior interesse che richiedono una produzione ed una lavorazione particolare, che praticamente costituiscono un po' il core business della produzione stessa. Magari per poter allentare un po' la tensione al proprio interno, tentano di privilegiare la produzione esterna per gli aspetti un po' più massificati. Ma questo ovviamente è solo ed esclusivamente un punto di vista che si somma ai tanti punti di vista assolutamente giusti ed opportuni che ogni imprenditore può fare e può avere. Bene, per oggi è tutto. Io ovviamente vi invito alla prossima parola d'impresa di giovedì. Vi auguro un buon pranzo ed insieme ad Ameria Radio un caloroso saluto. Senza parole.
Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.